lamentava Goya il suo 58° capriccio. Chi viva tra gli uomini sarà fottuto irrimediabilmente. Se vuole evitarlo, dovrà andarsene ad abitare sui monti. E anche quando sarà là, conoscerà che il vivere è solo una fottitura. La suprema rappresentazione dell'uomo heringato, da Dio, dalla vita, dagli uomini, dal genoma, da tutto, è questo cane delle pitture nere, questo cane illimitatamente solo. Goya, il grande moderno, è un perfetto, inesorabile antico. Si occupa dell'essenziale, uomo di fronte a Dio, uomo stregato, uomo appassionato, uomo tauromaco, uomo heringado. Andate al prato, imparate che quell'occhio è il vostro occhio di brancicanti e di sperduti, di bisognosi di ricordarvi di un creatore e di esserne ricordati, e che quella sabbia o altro dove il cane affoga è la vostra casa, la vostra città, la vostra indigeribile storia nazionale, il mondo, la sfera della vita, l'intero sistema dei sistemi solari, la vita e il sogno della vita. Come potrei dimenticarmi di quell'occhio di cane, così piccolo, nel grande furore delle pitture nere? È il mio.